Terzino destro in arrivo Lemmens dal Lecce, difensore centrale Saratuia, punto di domanda. E prima punta, sono queste le priorità del mercato biancazzurro. Intanto domani il presidente Sebastiani chiuderà con Samuele Damiani, centrocampista del Palermo, classe 98, espressamente richiesto da Baldini, che lo ha già allenato alla Carrarese, appunto a Palermo. Si tratta di un mediano che sa fare le due fasi a forza, garantisce qualità e quantità. Centrocampo sarebbe il perfetto complemento di Dagasso, così il presidente Sebastiani. Ragazzo ha manifestato la volontà di venire a Pescara, per cui troveremo un accordo sicuramente. Bisognerà lavorare sulle modalità del contratto del ragazzo. La Sono domanda è questa, sei preoccupato perché. preoccupato per il ritardo, perché comunque oggettivamente è in ritardo il Pescara, per tanti motivi, ci mancherebbe. Ma in ritardo rispetto a cosa? Ritardo nell'allestimento della rosa, l'allenatore è arrivato Perché. 2 settimane fa, no, ma sono dati oggettivi Ma questi che stiamo l'allenatore è arrivato dicendo. quando doveva cominciare ad allenare, non è che doveva arrivare prima. Ci sono società che hanno degli organici diversi dal Pescara perché magari si affidano a gente di tutta esperienza e quindi hanno squadre diverse dal Pescara. Il Pescara non è quel tipo di società, è una società che deve lavorare anche con i giovani, meno giovani, farà come tutti gli anni, farà una buona squadra. Non si può fare un'accozzaglia di figurine, ma bisogna prendere giocatori funzionali. Giocatori funzionali, io ho sempre criticato lo scorso anno il fatto che non siano stati presi i giocatori funzionali per il 4-3-3, ma questa è una mia sommessa opinione, un mio sommesso punto di vista. Poi probabilmente i fatti Massimo, mi hanno anche dato ragione, però. la critica tecnica ci sta e io l'accetto perché si può sbagliare, ci mancherebbe. Improta, perché Ecco, bravo. probabilmente è cambiata la strategia, è cambiato l'orientamento. Non so se può confermarcelo, potrebbe arrivare anche in caso di permanenza di Merola? Ma io credo che se Merola dovesse rimanere qui, noi siamo a posto. Là davanti siamo a posto. Sicuramente ci muoveremo per una punta centrale, ma per il resto siamo a posto. Quindi se resta Merola non arriverà in prota, questa è un po' la sintesi. No, ma non sto parlando di improto perché hai detto che improto accetti di venire in una categoria No, se ci inferiore. dovessero essere le condizioni, dico Presidente, mettiamo che ci Sì, siano le però dico, condizioni. se ci dovesse essere le condizioni, nel senso che Merola rimane a Pescara, noi ci teniamo ben stretto Merola perché è un Perfetto. giocatore che ha dimostrato perlomeno qui a Pescara tutto il suo valore, quindi non c'è bisogno di andare a toccare quella Benissimo. parte Quindi la condicio che sine qua bisogna. non, se Merola rimane, non arriva in prota, e questo volevo Ma non sapere. arriva nessuno, non in prota. Io Sì, non no, faccio il nome di visto che si prota, parlava dico di non improta, arriva. era la domanda era su Arriva. improta, non su un altro, A insomma. parte che credo che un giocatore come Improta in questo campionato qui possa fare. Non c'è bisogno di sostituire Merola. Un giocatore duttile, può fare il terzino e In un questo centrocampo a tre può campionato. fare anche la mezzala, però gioca a due il mister, quindi. Appunto, dico Improta. Dicevo che in questo campionato qui Improta che conosciamo può fare diversi ruoli, quindi non c'è bisogno di sostituire Merola. Però è evidente che. Noi oggi, come dicevo prima, e mi va di ribadirlo, le priorità sono a destra perché ne mancano due e li dobbiamo fare. Probabilmente faremo un difensore centrale per numero perché abbiamo dei ragazzi di grande prospettiva, ma abbiamo anche solo due giocatori diciamo di esperienza, per cui magari c'è bisogno per numero di farne uno lì. E poi quello che dobbiamo trovare è una punta che ci possa aiutare a finalizzare. Si è parlato di Pettinari più che altro perché forse il procuratore di un giocatore ha pensato a un'operazione che era infattibile e quindi si è parlato di Pettinari. Noi cerchiamo un giocatore con delle caratteristiche per il gioco che fa il mister, quindi magari uno che attacca un po' di più la profondità. Pettinari viene più a giocare perché sa giocare a calcio e magari ad averlo ci mancherebbe, però Beh, non sì, credo diciamo che che Pettinari. l'ideale sarebbe un profilo tipo Brunori che ha avuto il mister a Palermo. Cioè, voglio dire, è chiaro, Brunori non potrebbe mai venire a Pescara in questo momento, però No, è quello l'identikit. un profilo che abbia quelle caratteristiche. Esatto. Vedremo strada facendo.